Buonasera e benvenuti a Ulisse, il piacere della scoperta. Ci troviamo nei fori imperiali, qui nel cuore di Roma, e questa sera vi vogliamo raccontare una storia appassionante, una storia che ha cambiato il destino di milioni di persone nel corso dei secoli, ma che i libri, stranamente, raccontano poco. Questa sera, infatti, faremo un viaggio nell'Impero Romano e scopriremo il momento in cui raggiunse il culmine della sua potenza, la sua massima espansione con la conquista della Dacia. Ma lo vedrete, non sarà solo una puntata di storia, scopriremo un mondo dimenticato da secoli e secoli. Punteremo la nostra bussola verso un'epoca precisa, quella dell'imperatore Traiano. Era forse il momento migliore per visitare Roma. Mai aveva raggiunto una simile ricchezza e bellezza. Cosa avremmo visto nei suoi vicoli? Ma soprattutto ci metteremo in marcia al seguito delle legioni, impegnate nella conquista della Dacia, cioè l'attuale Romania. Scopriremo i dettagli della vita quotidiana dei legionari, assisteremo alle loro feroci battaglie, svelando tra l'altro le loro strategie di combattimento e spiegando come funzionassero le loro terribili armi, comprese quelle più letali, paragonabili alla nostra artiglieria. In quel momento le legioni si trasformavano davvero in una spaventosa macchina da guerra, efficiente sul campo e spesso così crudele al momento della vittoria. Perché? Cercheremo di capirlo. Ma scopriremo anche chi erano i nemici che avevano di fronte, i Daci, una cultura prossima a diventare un'autentica civiltà, da generazione, spina nel fianco dei Romani. Ma come faremo a raccontarvi tutto questo? Grazie a un monumento. È una colonna, una semplice colonna, e si trova qui, nei fori imperiali, quindi nel cuore di Roma. È la colonna Traiana, la vedete laggiù, dietro di me. È famosissima ed è tra l'altro uno dei rarissimi monumenti romani giunti intatti fino a noi. Eppure ogni giorno qui passano decine di migliaia di persone frettolosamente, a piedi oppure in autobus. Nessuno la guarda, fa parte praticamente del paesaggio urbano, ma se solo provassero ad alzare lo sguardo queste persone, ebbene su quella colonna leggerebbero una storia, un racconto magnifico, un vero e proprio colossal della storia, che vi racconteremo questa sera. Questa colonna infatti è tutta finemente scolpita, è un vero libro di pietra, un libro aperto da 19 secoli. E la nostra scommessa questa sera sarà quella di far ritornare in vita questo monumento e la storia che racconta. La colonna Traiana è alta 29 metri, cioè 100 piedi romani. A questi bisogna aggiungere i 6 metri di basamento, quindi in totale la colonna Traiana arriva a 35 metri, in pratica quanto un edificio di 12 piani. Il tutto è stato realizzato e scolpito nel marmo di Carrara. Già il suo basamento ci mostra tante armi e armature, sono quelle dei barbari vinti, ve ne parleremo. Ma adesso proseguiamo. La sorpresa è che la colonna al suo interno è vuota. In effetti fu concepita come una tomba. In effetti qui all'interno c'è una stanza, in fondo a questo breve corridoio, una stanza che ha custodito l'urna dorata con le ceneri di Traiano e anche quelle di sua moglie, Plotina. Ora questa stanza è in parte ostruita con delle costruzioni, un muro medievale, ma proprio qui c'era un basamento di marmo con queste urne e non è finita, perché se torniamo indietro ci accorgiamo che proprio qui c'è una scala che sale. In un certo senso è un po' come la torre di Pisa che ha la scala dentro e si sale per 185 gradini. Questa colonna è spessa circa 3 metri e mezzo ed è composta da 21 blocchi di marmo messi uno sopra l'altro. Sono stati incastrati così bene che la colonna è in piedi da 1900 anni, malgrado i terremoti, i barbari e secoli d'incuria. In cima
una volta c'era la statua in bronzo dorato di Traiano, finita chissà dove, assieme all'urna che conteneva le sue ceneri. È stata poi sostituita a metà del Cinquecento con questa statua di San Pietro, che però è più piccola. In effetti quella di Traiano era gigantesca, la si vedeva da molto lontano. Ma in effetti, stando quassù, si ha davvero la sensazione di stare al culmine di un capolavoro dell'antichità. Sul fregio compaiono circa 2500 figure finemente scolpite. Sono 154 scene che si susseguono, un po' come i fotogrammi di un film. E l'impatto è straordinario. È come un'immensa pellicola cinematografica, alta più di un metro e lunga 220 metri, che avvolge la colonna salendo a spirale fino in cima. E quello che colpisce di più è che c'erano dei colori. In effetti non ci si pensa mai, ma quasi tutte le statue, i fregi, i bassorilievi dell'antica Roma, oggi bianchissimi, allora erano coloratissimi. Immortalata nel marmo, in questo film di pietra, è la più completa descrizione visiva che possediamo oggi dell'esercito romano. Se oggi sappiamo che aspetto avessero i legionari, che armi utilizzassero, quali fossero le loro tattiche in battaglia, beh, lo dobbiamo in buona parte alla colonna traiana. Non ci si pensa mai, ma l'esercito romano è stato l'organismo, la struttura sociale più longeva di tutto l'Occidente, di tutta la storia dell'Occidente, ancora di più della Chiesa. In effetti è comparso nel 750 a.C., quando nel Mediterraneo c'erano ancora i Greci, tanto per intenderci, e si è estinto 2200 anni dopo, agli albori del Rinascimento, con la caduta di Costantinopoli. La colonna traiana ci descrive due grandi campagne militari combattute dai legionari nell'attuale Romania. Certo, è un monumento di propaganda realizzato dai vincitori, quindi bisogna prendere un po' con le molle quello che descrive, ma descrive una storia vera, una storia che inizia così. Ci siamo ora trasferiti nel Museo della Civiltà Romana, qui all'Eur, perché qui è custodito un piccolo tesoro che ci consentirà di proseguire il nostro racconto. E si tratta dei calchi della colonna traiana, calchi eseguiti nel 1861 per volere di Napoleone III. E messi così ad altezza degli occhi ci consentono di vedere tutte le scene nei dettagli. Guardate, senza dover salire sulla colonna, e guardate che i dettagli sono davvero impressionanti. Si vedono i capelli, i lacci delle scarpe, i paesaggi, e si vede anche il momento dell'invasione, l'inizio dell'invasione. Ormai le piene primaverili del Danubio sono terminate e sul fiume sono stati allestiti due imponenti ponti di barche, lunghi centinaia di metri, e sopra passano le legioni schierate che penetrano in Dacia. Alla testa del proprio esercito, l'imperatore Traiano è tra i primi a mettere piede in territorio nemico, circondato da dei pretoriani a cavallo, la sua guardia del corpo. Dietro di lui marciano i vessilliferi con le loro altissime insegne. Ogni simbolo circolare rappresenta le battaglie sostenute da una singola legione. Le mezzelune, invece, i fiumi guadati. Poi seguono i legionari, che indossano le armature a fasce, scudi ed elmi portati a tracolla. Guardate ora i legionari, si vedono i dettagli ancora oggi, quasi fosse una foto. E ricordate che la scultura è rimasta all'aperto per 1900 anni. I legionari hanno con sé un giavellotto, uno scudo, una sporta, una zappa, un'ascia e razioni per 3 giorni. Perché si è deciso di invadere la Dacia? Beh, la Dacia era diventata un potente stato, in piena espansione, con un forte esercito, e quindi minacciava l'impero. E c'erano già stati degli attacchi e delle guerre con i romani. Pensate che già Giulio Cesare, 150 anni prima, aveva deciso di invaderla, ammassando ai suoi confini ben 16 legioni, ma poi era stato assassinato. Poi fu la volta di Domiziano, che provò a invaderla una prima volta, ma fu un disastro.
Il corpo di spedizione fu quasi annientato, una delle peggiori sconfitte di Roma. Mandò allora un secondo esercito che vinse, ma stipulò frettolosamente una pace con i daci molto poco conveniente. Era una pace vergognosa, una vera follia agli occhi di tutti gli abitanti di Roma. L'onore di Roma era stato calpestato. Questa fu la situazione che si trovò di fronte Traiano quando salì sul trono di imperatore. C'era quindi un'onta da lavare, certo, ma Traiano aveva almeno tre altri buoni motivi, molto più pratici, per invadere la Dacia. Primo, evitare che diventasse un esempio per tutti gli altri popoli barbari, che si formasse addirittura una coalizione contro Roma, cosa che già stava avvenendo. Secondo, Traiano era diventato imperatore da poco, aveva bisogno di una vittoria eclatante per farsi amare dal popolo. Terzo, l'oro. A quell'epoca la Dacia era considerata una specie di Eldorado con tantissime miniere d'oro e d'argento e le casse dell'impero romano erano semivuote. La guerra quindi era certa. Dalle acque emerge un gigante. È la personificazione del Danubio, un uomo possente con la lunga barba che aiuta le legioni a passare. Non è un'immagine poetica. Nell'antichità si credeva realmente all'influenza degli dei dietro ogni azione dell'uomo. Ciò vuol dire che Traiano ha l'appoggio divino per attraversare il fiume, come se gli dei fossero ufficialmente d'accordo per l'invasione della Dacia. I romani sono molto attenti ai riti religiosi e lo si vede più volte sulla colonna traiana. Per esempio, quando montano un nuovo campo, un nuovo accampamento militare, si svolge un rito molto particolare. Si chiama lustratio, cioè letteralmente purificazione. Il comandante della legione, o se presente lo stesso imperatore, apre il corteo sacro con i littori che portano i famosi fasci, simbolo romano del potere supremo. Seguono i sacerdoti e via via tutti gli altri. Abbiamo ricostruito questa cerimonia per la prima volta in televisione con il gruppo storico della Legio Prima Italica e lo abbiamo fatto basandoci fedelmente su quello che si può vedere sulla colonna traiana. Scopo della cerimonia era quello di purificare i soldati, la legione e il sito dell'accampamento per ringraziarsi i favori degli dei e ottenere la loro protezione. Si dovranno sacrificare tre animali coperti di ghirlande e fasce sacre, un maiale, un montone e un toro. Il corteo farà tre giri dell'accampamento e si fermerà ai quattro angoli per consentire ai sacerdoti di pronunciare formule sacre al suono delle buccine, cioè le lunghe trombe ricurve che si vedono anche sulla colonna traiana. Parente, il bon Deo supplicate, come tonas leucesies, immaginate questa scena oggi. Oggi nessuno porterebbe in processione un maiale, un montone e un toro per poi ucciderli per avere protezione e buona sorte sull'accampamento militare e le truppe. E stupisce vedere come un popolo in fondo così razionale come i romani fosse in realtà anche estremamente religioso e scaramantico quasi. Ma insomma non c'è da stupirsi, a quell'epoca nessuno sapeva quale fosse il motivo, l'origine dei fulmini, della siccità, delle malattie. La religione e le divinità spiegavano l'inspiegabile. E allora ecco perché c'erano così tanti riti e bisognava farli bene, perché se non facevi bene un rito, la divinità ti era contraria e avresti avuto cattiva sorte. Figuratevi in guerra. Ed ecco allora perché appunto ci sono così tanti riti sulla colonna traiana. Ma non c'è solo la religione, c'è anche la scaramanzia che ha un grande peso in territorio nemico, a volte con piccoli segni. Guardate, qui si vede Traiano, che è da poco sbarcato, che assiste a un episodio davvero curioso. Un contadino locale che scivola e cade dal suo mulo. Lo si vede qui, che cerca di aggrapparsi al setaccio che usa per le sue attività agricole. Per noi è un fatto banale, ma per i romani no. È un omen, come lo chiamano, cioè un presagio favorevole e inaspettato. Un contadino dacico che cade ai piedi di Traiano, beh, simboleggia davvero che l'intera nazione nemica presto capitolerà.
Traiano fa il primo consiglio di guerra in territorio nemico. È seduto su una tribuna in muratura tra i suoi generali più fidati. Alla sua sinistra c'è il collaboratore più fidato, Lucio Licinio Sura, una delle poche figure scolpite alle quali possiamo dare un nome, anche se ormai è completamente deturpato dal tempo. Insieme esaminano la topografia del territorio per scegliere il miglior assetto delle truppe e le vie da seguire. Siamo in territorio nemico, d'ora in poi bisognerà tenere gli occhi bene aperti. Immaginiamo scene simili in tutti gli accampamenti militari, con i generali che danno gli ordini. Siamo in pieno territorio nemico e d'ora in poi bisognerà tenere gli occhi bene aperti. Vis et honor! Vis et honor! A questo punto Traiano si rivolge alle sue legioni e dà l'avvio ufficiale alle operazioni. Lo si vede qui, su un podio di muratura. Questo per i romani è un rito importantissimo. Ogni generale, prima di una battaglia, deve sempre parlare alle truppe, caricarle, motivarle. E questo rito, importantissimo, ha un nome preciso. Ad locutio. Quante volte lo avete visto nei film? Siete pronti a morire per la libertà? Sì! Per la giustizia? Sì! Siete pronti a morire per Roma? Sì! Sangue! Sangue! Onore! Onore! Vittoria! Vittoria! Per Roma! Sangue! Onore! Vittoria! Sangue! Onore! Vittoria! Sangue! Onore! Traiano in questo momento ancora non lo sa, ma passerà alla storia come il più grande imperatore di Roma, assieme ad Augusto. La macchina da guerra romana si mette in moto e le legioni cominciano a marciare cercando lo scontro con i daci. La strategia non è quella di detronizzare Decebalo, ucciderlo, toglierlo di mezzo, ma al contrario, umiliarlo, ottenere la sua sottomissione in modo che riconosca che in questa regione i veri padroni sono i romani. Ma non è facile. Qui, 20 anni prima, intere legioni sono state distrutte dai daci perché si erano addentrate in modo troppo imprudente. In questa regione ci sono foreste e monti e quindi i daci agiscono soprattutto con attacchi improvvisi, sbucando dal nulla. È una specie di Vietnam dell'epoca. Traiano è un grande stratega e non farà lo stesso errore. Il suo esercito evita i luoghi più pericolosi, come per esempio le gole, e le aggira, anzi spesso disbosca intere foreste per costruire nuove strade dove far passare il suo esercito. Allarga anche dei canali per la navigazione. E questo certamente spiazza i daci. È un vero rullo compressore che avanza, lentamente sì, ma in totale sicurezza. E non è finita. Consolida ogni passo che fa con forti e strade, in grado di garantire rapidi rifornimenti e rinforzi alle truppe che avanzano. A pensarci bene, è quello che Napoleone non ha fatto in Russia, ed è andata come tutti sappiamo. Traiano in questo si dimostra come uno dei più grandi strateghi della storia. C'è un messaggio in questo senso che invia la colonna traiana, e cioè che i legionari vincono non tanto per l'abilità sul campo di battaglia, ma perché all'occasione si riconvertono in muratori, carpentieri, eccetera. Se volete, è un po' come se fossero il genio di allora. Insomma, le legioni sono al tempo stesso una macchina di distruzione, ma anche una macchina da costruzione. I legionari lavorano sempre con le armature indosso, hanno gli scudi a portata di mano, con sopra gli elmi. Significa che sono pronti a difendersi in ogni momento. In effetti, i daci del re Decebalo fanno delle imboscate e degli attacchi improvvisi la loro arma migliore. È significativo che la colonna mostri sempre che il lavoro duro non venga eseguito dagli ausiliari, ma dai legionari che sono cittadini di Roma a pieno titolo. È questo che fa la differenza fra i romani civilizzati e i barbari non civilizzati. E in questo la colonna traiana si trasforma in una vera opera di propaganda. I legionari costruiscono, portano la civiltà, i barbari no. Anche se si tratta di truppe alleate, portano solo distruzione. Traiano conduce l'esercito verso un valico conosciuto come le Porte di Ferro. Da lì intende attaccare Sarmizegetusa, la capitale della Dacia, situata nel cuore delle montagne. Ma cosa significava a quel tempo trovarsi di fronte le legioni romane in marcia? Era uno degli spettacoli più impressionanti di tutta l'antichità.
soldati avanzano affiancati a 2 a 2 oppure 6 a 6 a seconda del tipo di terreno e sono pronti in ogni momento a schierarsi per combattere. Immaginate, ogni legione conta 5-6 mila uomini e qui in Dacia stanno marciando ben 14 legioni seguendo vie diverse. Sappiamo dagli scrittori antichi che quando 4 legioni marciano assieme si forma una colonna lunga addirittura 20 chilometri, qualcosa di immenso. E l'esercito romano è sempre preannunciato da un rumore metallico, sinistro, quello di migliaia e migliaia di armature, armi. Insomma, le legioni, prima ancora di vederle, voi le sentite. In questa campagna è impegnato più di metà dell'intero potenziale bellico di Roma. Ogni legione aveva una struttura ben precisa. Era composta principalmente da fanteria pesante, i legionari appunto. 80 fanti andavano a costituire una centuria sotto i comandi di un centurione. 6 centurie formavano una coorte. 10 coorti andavano a costituire la legione. 10 coorti, 59 centurie più la cavalleria per un totale di circa 5.000 uomini, oltre a ufficiali di vario rango secondo una rigorosa gerarchia. Al di sopra di tutti c'è il legato imperiale pro praetore di rango senatoriale che comanda la legione e ne risponde direttamente sia nella vittoria che nella disfatta. I diversi equipaggiamenti indicano con precisione le mansioni svolte dai soldati. Tra i centurioni, riconoscibili dal pennacchio posto di traverso sull'elmo, spicca con le placche metalliche sul petto il primipilo, l'unico tra i centurioni ammesso a partecipare al consiglio di guerra della legione. Riconoscibili dalle pelli di animale sull'elmo sono i signiferi, cioè coloro che portano le insegne. Tra questi c'è l'aquilifer, il portatore dell'aquila dorata, l'insegna più sacra, seguito dal vexillifer, portatore del vessillo della legione. Ma ogni coorte o centuria aveva la sua insegna. A portarla erano chiamati i soldati più meritevoli, poiché era un grande prestigio portare l'insegna della propria unità. Una legione marcia rapidamente. Pensate che i soldati sono abituati a percorrere 36 chilometri in 5 ore. Sì, ma con 30 kg sulle spalle. Sono davvero super allenati, anche perché fanno queste marce almeno una volta a settimana. E Traiano ha portato tutto questo all'estremo, con addestramenti, marce forzate, anche falsi allarmi, in modo tale che il suo esercito, le legioni, siano preparate alle emergenze in territorio nemico. E così sarà. Forse mai l'esercito romano è stato così preparato e reattivo. I legionari si sono svegliati all'alba, hanno marciato per ore e ore e poi finalmente si sono fermati. Il sole è ancora alto, è l'inizio del pomeriggio, ma non è finita, devono ancora costruire l'accampamento. Pensate, lo dovranno fare ogni giorno durante queste marce e riescono a costruire un accampamento per 5-6 mila uomini con fossati, palizzate e tende in appena 2 ore. 2 ore. Ma come ci riescono? Il trucco è che ognuno sa quello che deve fare e lo fa ogni giorno nel punto preciso che gli è stato assegnato. Come prima cosa bisogna liberare l'area tagliando alberi se necessario. Un'area facilmente difendibile, quindi meglio se in pendenza e in prossimità di un corso d'acqua in caso d'assedio. In seguito si scava un ampio fossato di difesa, profondo 2,5 metri e largo 3,5 metri e sarà lungo quasi 1 chilometro e farà tutto il giro dell'accampamento. E non è finita, con la terra di riporto si crea un terrapieno nel quale vengono infilati tanti tronchi tagliati, squadrati, fino a formare una palizzata solida e molto regolare. In questo modo, in caso d'attacco, il nemico dovrà scalare tra fossato, terrapieno e palizzata un dislivello totale di parecchi metri e sarà costantemente sotto il tiro dei legionari. E così nasce un piccolo forte. Intanto la vita nell'accampamento romano prosegue con la solita routine. Già, ma come si svolge la vita di tutti i giorni di un legionario? Non se ne parla mai. Allora proviamo a immaginarlo. Qui c'è la Legio Prima Italica e c'è sempre un brulicare di attività.
Un legionario che smonta, un altro di corvée per la legna, ognuno ha qualcosa da fare e tutto si intreccia seguendo una perfetta organizzazione. Cuore dell'attività di una legione è il comando, con i superiori in costante lavoro. Tra le attività quotidiane c'è la manutenzione delle armi e dell'armatura. Questi semplici gesti significano la vita o la morte in battaglia. L'armatura è molto flessibile e si ripiega come una fisarmonica grazie a una sapiente disposizione di cinghie e fasce metalliche. Pesa dai 10 ai 15 kg e pensate, esiste una sola taglia, ma stringendo le cinghie si adatta a qualsiasi corporatura. Il gioco non manca, esiste l'equivalente della nostra dama e dei nostri scacchi. Si gioca sulle cosiddette tabule lusorie, ma le regole non ci sono pervenute, non sono chiare. E poi ci sono i dadi. Tutti sperano nel colpo di Venere, in cui compaiono tutti i sei, cioè i numeri più alti. Ma spesso è il colpo del cane a farla da padrone, con i numeri più bassi, e le monete passano di mano. Tra una faticosa corvée di legna, il lavoro da falegname o la messa a punto delle macchine da guerra, la giornata passa rapidamente. E quando il sole sta per tramontare, compaiono questi oggetti. Una selce, un pezzo di tessuto carbonizzato oppure di un fungo particolare e un acciarino di ferro. Percuotendo ferro e selce si generano delle scintille. Se una di queste colpisce il tessuto, bene, in quel punto si accende una piccola brace. E a questo punto si mette a contatto questa brace con qualcosa di infiammabile, come paglia o altro, e si soffia. Appena emerge una fiammella, si trasferisce tutto nel focolare. E il gioco è fatto. Insomma, questo è l'accendino dell'antichità, grazie al quale i legionari, per esempio, accendono in un attimo un grande falò di segnalazione o anche semplicemente un piccolo focolare nell'accampamento, sul quale poi cuociono i cibi. Già, ma che cosa mangiano abitualmente i legionari? Anche questa è una domanda che molti si pongono, e allora ecco la risposta. Una delle maggiori preoccupazioni di un comandante era il rifornimento adeguato del suo esercito. Normalmente il costo del cibo era trattenuto dalla paga del soldato. Ma cosa conteneva la bisaccia del legionario? In genere, razioni di grano bastanti per una settimana, circa 1,5 kg al giorno a testa. Come si vede bene in uno dei bassorilievi della colonna traiana, succedeva spesso che drappelli di soldati si allontanassero dagli accampamenti per effettuare ricognizioni e avvistare il nemico, ma anche per raccogliere il grano. A Roma, come nel resto dell'impero, i cereali e il pane costituivano l'alimento base della dieta dei militari. Una legione in una settimana poteva consumare fino a 7 tonnellate di grano. L'approvvigionamento variava comunque a seconda delle regioni in cui erano dislocate le truppe e comprendeva carne in quantità, più carne di manzo che di maiale, cacciagione, ma anche pesci e frutti di mare, formaggio e molti legumi come fagioli, ceci e lenticchie. Durante le marce i soldati percorrevano oltre 30 km al giorno con un carico sulle spalle di 30-40 kg. Mangiare bene era dunque essenziale per vincere la stanchezza. I legumi secchi risultavano in questo la pietanza ideale, leggeri da portare nella bisaccia e nutrienti per recuperare energie. Speziati con cumino o miele, avevano un sapore agrodolce molto apprezzato dai romani. Tra l'altro, un po' come per la nostra tombola a Natale, erano usati per giocare a un antenato del backgammon in voga fra i legionari. Ciò che non poteva mancare mai, neppure nelle zone più remote dell'impero, era il vino. Ma il vino agro, acetum, diverso dal vero e proprio vino. La birra, cervesa, era forse inclusa nelle razioni quotidiane. La colonna traiana ce ne dà una vivida illustrazione. Le botti colme di vino vengono trasportate sui carri al seguito delle legioni. L'importanza fondamentale della logistica e del vettovagliamento è dimostrata dal fatto che il bagaglio della milizia e i carri che portavano l'approvvigionamento erano sempre posti al centro di una colonna in marcia, al riparo dalle imboscate dei nemici e difesi dalle centurie più valide e con maggiore esperienza.
Riprendiamo il nostro racconto. L'esercito romano continua ad avanzare in territorio nemico e le sue avanguardie, gli ausiliari, ingaggiano piccole scaramucce contro i daci, i quali però non hanno intenzione di combattere contro i romani in campo aperto, perché sanno che lì sono molto forti e quindi si ritirano saggiamente e astutamente sulle alture, abbandonando però villaggi e fortificazioni. Decebalo indietreggia e aspetta il momento propizio per attaccare l'esercito romano. Ha deciso. Lo scontro avverrà alle cosiddette porte di ferro, cioè uno stretto passo che segna proprio l'entrata in Transilvania. E la località che ha deciso si chiama Tapae. È qui che aspetta le legioni di Traiano. Se sarà sconfitto, la sua gente potrà comunque ritirarsi nel cuore della Dacia, sui Carpazi, dove ci sono molte fortificazioni in cima alle montagne. Decebalo quindi decide di occupare le alture, dove può nascondere le proprie truppe tra gli alberi. Per i soldati romani questa è la prima occasione per valutare direttamente il nemico da distanza ravvicinata e per vedere le famose insegne da battaglia dei daci. I daci infatti portano una lunga asta sulla cui estremità è montata una testa di lupo in metallo. A questo fregio è attaccata posteriormente una sorta di manica a vento di stoffa leggera. Quando penetra nella bocca del lupo, il vento produce un lugubre ululato. Ma le popolazioni barbariche hanno anche un altro sistema per impressionare il nemico. Portano lo scudo davanti alla bocca ed emettono un suono grave. Lo scudo fa da cassa di risonanza e ne esce un suono lugubre, profondo, grave, baritonale, che i romani non a caso chiamano barritus. Questo serve ad aumentare l'adrenalina nel corpo dell'avversario, il battito cardiaco, e quindi è una forma di stress prima ancora della battaglia. Rispondono a questo richiamo di morte con un altro effetto psicologico. Battono tutti assieme ritmicamente il gladio sullo scudo. Ora immaginate l'effetto provocato da migliaia di gladi contemporaneamente. Esce un rumore metallico che fa capire realmente quante lame siano pronte a straziare le carni nemiche. I romani temevano molto le spade, le armi dei daci, come questa. Vedete, erano molto lunghe, con una forma ricurva, una punta acuminata e il margine interno tagliente. Ed erano pesanti. Bisognava impugnarle a due mani, un po' come si fa con un'ascia. E i colpi che venivano poi vibrati devono essere tremendi. Molti si sono chiesti il perché di queste strane armi. Questo era un modo per cercare di aprirsi un varco nella linea degli scudi, di strapparne uno, di tranciarne un altro. E quindi voi avreste visto durante le battaglie certamente queste lunghe spade ondeggiare di fronte alla linea degli scudi. Chi cercava di strapparlo in questo modo, chi invece dal basso verso l'alto, lo si è intuito attraverso alcuni rilievi, in modo tale che un suo compagno potesse colpire la gamba del legionario. Insomma, questi erano, per così dire, degli apriscatole, delle linee dei legionari. Ma sì, questa spada non colpiva lo scudo, è evidente che aveva un altro scopo, di superare lo scudo e di colpire il legionario. Così i romani modificarono gli elmi direttamente sul campo di battaglia, aggiungendo due rinforzi in ferro messi a croce per difendersi appunto dai colpi di spada dei daci. Utilizzarono anche la manica corazzata, che per molto tempo era stata usata dai gladiatori per proteggere il braccio, quello col gladio che usciva dalla linea degli scudi. Macchina da guerra romana sta per scatenarsi. È davvero l'ora della verità dopo mesi, anni di preparazione. Abbiamo visto le armi dei daci, ma quali sono quelle dei legionari? Questi giavellotti che avete visto lanciare
sono di questo tipo, è il cosiddetto pilum, è l'equivalente di un fucile. I romani lo usano soprattutto all'inizio della battaglia, quando il nemico carica le legioni, aspettano che sia a portata utile e scaricano due o tre bordate o anche di più di questi micidiali giavellotti per spezzare l'assalto e l'impeto del nemico. Il pilum, lo vedete, ha una forma stranissima, non lo si direbbe, ma questa è stata un'arma rivoluzionaria per l'epoca romana, un vero e proprio strumento high-tech. Ha questa forma perché è studiata apposta per uccidere. Vedete, una volta scagliata, se voi siete con uno scudo e ricevete il colpo, accadono due cose. O venite trapassati da quest'arma e quindi la punta grossa apre un varco nel quale si infila il resto dell'asta e quindi vi colpisce, vi uccide, oppure rimane fissa dentro lo scudo, che diventa a questo punto praticamente troppo pesante per essere usato, lo buttate per terra e un uomo senza scudo in battaglia è un uomo morto. Ma non è finita. Vedete, quest'arma ha una sicura, è questa specie di dado, di anello quadrato che viene tolto poco prima dell'assalto del nemico. E vedete, ci sono due perni che tengono fissa quest'asta. Uno è in legno, un legno molto dolce, un legno che si spezza poi al primo contatto col corpo di un nemico, col terreno, con uno scudo. E l'asta si piega. In questo modo non può più essere riusata contro gli stessi legionari. L'effetto è devastante. Immaginate tutta la prima schiera della legione che scaglia queste armi terribili. Poi si fa avanti la seconda schiera che a sua volta lancia i suoi giavellotti e così via. A questo punto i legionari estraggono la loro seconda arma, il gladio. Gladio, stringite! E le linee attaccano a ranghi stretti per quello che uno stesso generale romano definì un lavoro da macellaio. Il gladio è una spada molto particolare, è corta, tozza, con i bordi e i margini taglienti e soprattutto ha una punta acuminata. Il gladio è stata forse l'arma più micidiale del mondo antico. L'esercito romano è stato il primo esercito i cui soldati si affidavano principalmente alla spada piuttosto che alla lancia, come facevano per esempio i greci. Un'intera legione che sguainava i gladi si trasformava davvero in un'enorme sega circolare. La cosa impressionante è che le formazioni all'attacco cambiano disposizione o direzione in un baleno. A trasmettere loro gli ordini sono particolari strumenti a fiato, dei corni, che risuonano in mezzo a una battaglia, oppure dei vessilli esposti secondo dei codici ben precisi. Sono l'equivalente delle nostre radio e dei walkie-talkie. Ci sono poi anche le catapulte, gli arcieri, le frecce infuocate e un'altra arma letale, la cavalleria, che opera solitamente ai fianchi della fanteria. Allora immaginate tutte queste cose messe assieme, le catapulte, gli arcieri, le balliste, la cavalleria e poi i legionari allineati, i trucchi del corpo a corpo. E dall'altra parte un'orda disorganizzata, rozza, violenta, quella dei barbari. Ora riassumeremo tutto questo in un solo minuto e vedrete quale immensa potenza distruttiva siano capaci di scatenare le legioni. La scena, la riconoscerete tutti, è quella molto famosa del film Il Gladiatore di Ridley Scott. I daci stavano in una foresta, ai limiti di una foresta in salita. I romani invece stavano in basso di fronte. Davvero impressionante. Sembra quasi di vedere gli stessi fotogrammi. Possiamo anche vedere, ed è un dettaglio agghiacciante, alcuni soldati ausiliari che, dopo aver decapitato dei daci, tengono le teste dei nemici per i capelli e le mostrano persino l'imperatore Traiano. Ma i morti e i feriti sono numerosi anche tra i romani. Traiano si accorge che le bende stanno per finire e così lacera i propri indumenti per fasciare i suoi soldati. Si toglie letteralmente i vestiti per tamponare le loro ferite.
Ad un certo punto si mette a piovere e ci sono tuoni, fulmini. Ora, per noi è una cosa normale, ma in età romana, dove tutto ha un significato divino, lo si interpreta come un segno di Giove, il dio del tuono che scaglia i suoi fulmini sul nemico. Ed in effetti eccolo qui, sulla colonna Traiana, nell'atto di scagliare le saette. Giove quindi sta dalla parte dei romani. Per i romani è un segno del destino, ed effettivamente le legioni sconfiggono i daci. È una grande vittoria per Roma dopo tante amarezze. Traiano viene acclamato imperator dalle sue truppe. È un'acclamazione che si dà solo a un grande generale che ha vinto sul campo. È quello che Traiano cercava. Lo scontro è stato violentissimo e i daci si ritirano ordinatamente portando con sé i feriti. Ma i romani non si fermano, avanzano lungo la valle e incendiano tutti i villaggi e gli accampamenti nemici che incontrano. Traiano pianta una lancia nel terreno, è un gesto antico che indica la presa di possesso del territorio, ma di fronte a una visione agghiacciante. Guardate, ci sono le mura di una città nemica e proprio in primo piano le famose bocche di lupo, cioè delle buche con dei pali acuminati per fermare la cavalleria romana. E non solo, proprio sopra le mura si vedono delle picche con dei crani, delle teste di legionari o prigionieri romani conficcate. E si vede anche un'insegna romana, forse presa alle legioni di Domiziano che sono state sconfitte da queste parti 15 anni prima. Rappresentare delle teste romane su delle picche, beh, è tutto sommato un'abile mossa di propaganda della colonna traiana per giustificare quello che accade dopo. In effetti, dopo, gli ausiliari, non i legionari ovviamente, proseguono con massacri e devastazioni, incendiano villaggi, uccidono uomini, animali. È un vero genocidio. I daci fuggono con i loro figli, donne e bambini vengono deportati dai soldati romani. Traiano stesso indica una donna nobile con un neonato il punto dell'imbarco. Sono delle navi che li porteranno nei luoghi di deportazione. Sono immagini terribili, da pulizia etnica, e non sapremo mai quante decine e decine di migliaia di civili, o forse di più, siano stati deportati o trucidati. È davvero il lato oscuro di tutte le conquiste di Roma, e non solo di Roma. Ma a quell'epoca tutto questo era considerato la logica conseguenza di una sconfitta. A questo punto del nostro racconto accade qualcosa di strano. In effetti l'invasione si ferma. Forse sono in ritardo sui piani di invasione, forse l'inverno alle porte, non lo sappiamo. Quello che ci dice la colonna traiana è che andare avanti ulteriormente è impossibile e quindi le legioni tornano indietro. L'esercito guada un fiume, i soldati si tolgono i vestiti e trasportano il loro equipaggiamento sugli scudi. Per il momento hanno finito di combattere e si ritirano nei quartieri d'inverno, in una città fortificata lungo il Danubio. Di solito, infatti, non si combatteva d'inverno, ma si aspettavano condizioni di clima migliore, come la primavera, per le nuove campagne. Ma i daci non stanno con le mani in mano. Decebalo fa una mossa a sorpresa, lasciando di stucco Traiano. Per allentare la pressione romana, convince dei barbari alleati a lanciare una colossale offensiva a sud-est in un settore sguarnito dei romani. Lo stupore dei romani è immenso, anche perché è ormai inverno. Nessuno se l'aspettava. Un'orda di guerrieri sarmati rossolani delle pianure orientali, tribù traciche del nord-est e i buri germanici dei Carpazi settentrionali si riversano nella Mesia inferiore, dove oggi c'è il confine tra Bulgaria e Romania, devastando e saccheggiando tutto ciò che trovano. Eccoli questi cavalieri, che assieme ai daci attraversano il Danubio. Si aiutano l'un l'altro per arrampicarsi lungo le sponde. I sarmati combattevano indossando armature a scaglie di pesce e così i loro cavalli, una cosa mai vista dai romani. Insieme, i due eserciti assaltano una città fortificata romana. Le truppe ausiliarie romane sono scarse,
tentano disperatamente di difendersi, ma a nulla valgono i loro sforzi. I Daci hanno imparato bene le tecniche di guerra dei Romani e utilizzano un ariete. Tra gli assalitori ce n'è uno senza barba, forse un disertore romano. E questo spiegherebbe il loro successo, sempre in chiave propagandistica. La battaglia infuria. E mentre i Daci tentano di vincere le resistenze degli assediati, la notizia dell'offensiva invernale dei nemici risale lungo il fiume. L'attacco dei Daci coglie tutti di sorpresa. Bisogna organizzare un contrattacco. La colonna in questo è fedelissima, è come se guardassimo delle foto di allora. I legionari si mettono in spalla l'equipaggiamento, le armi e le tende arrotolate fatte di riquadri di cuoio cuciti tra loro. Ciò che colpisce davvero è la modernità dell'organizzazione di questo esercito. Siamo a quasi 2000 anni fa. I soldati salgono sulle imbarcazioni, sono veloci e capienti, l'equivalente dei nostri elicotteri da trasporto truppe. Le forze di soccorso vengono rapidamente trasportate più a valle. Guidato da Traiano in persona, il contingente si precipita ad affrontare le orde barbariche. Tra i rinforzi c'è anche la cavalleria. Traiano sa che deve combattere non appena tocca il suolo. La battaglia è violentissima. La cavalleria romana affronta quella sarmata con quelle strane armature a scaglie di pesce. È più leggera e annienta l'altra, più pesante. È una strage di nemici. C'è una scena sulla colonna traiana che colpisce, ed è quella dell'assalto da parte delle truppe romane a una colonna di civili daci con i carri e le masserizie. Possibile una tale crudeltà? Forse c'è un'altra spiegazione. Non si trattava di carri di civili, ma forse di carri con il bottino razziato dai daci nelle città romane. In effetti, guardate, si vedono dei vasi e delle brocche. E si vede persino il corpo di un fanciullo ucciso, riverso su una ruota. Traiano ha bloccato e spazzato via i barbari che avevano razziato i territori romani. Ma il vero nemico, Decebalo, è ancora in piedi. Questi erano soltanto dei suoi alleati. Ora bisogna chiudere la partita definitivamente. E tutto avviene qui, in questi luoghi. Sembra davvero di essere in capo al mondo. Sono luoghi molto desolati, lontanissimi da Roma. Noi infatti ci troviamo ora nella Romania più orientale, quasi sulle rive del Mar Nero, e le legioni sono arrivate fin qui. E questo vi fa capire la volontà di Traiano di finirla per sempre con i Daci. Qui i due eserciti si affrontano in una delle più violente, feroci e sanguinose battaglie della storia di Roma, quella di Adamclisi, così si chiama appunto questo luogo. Immaginiamo l'atmosfera nella sera prima dello scontro in un accampamento, l'accampamento della 30ª legione Ulpia Traianea, fondata dallo stesso Traiano. Cara Domizia, amata mia, ti scrivo da un luogo che non è neanche sulle nostre mappe. Sono giorni che avanziamo in territorio nemico. Il pericolo è ovunque. Di notte i lupi arrivano fino alle palizzate del campo. Fa molto freddo, il vento rende gelide le armature e toglie il respiro. Ma il morale è alto. Tuo cugino è stato promosso a rango di signifero. Dovresti vederlo com'è fiero con la pelle di lupo sull'elmo. Quanto a me, non vedo l'ora di riabbracciarti e finalmente di poterti sposare. Questa sera all'imbrunire è arrivato un messaggio. Era stato scritto dallo stesso imperatore Traiano. I Daci sono stati avvistati e dobbiamo muoverci all'alba. Stupisce sempre vedere quanto lontano siano arrivati i Romani partendo dall'Italia, da Roma. Qui ad Adamclisi esiste persino un museo davvero efficace nel modo in cui sono esposti i reperti, che ricorda quella battaglia, una battaglia fondamentale per la storia dell'impero e dell'antichità, eppure, diciamolo, praticamente sconosciuta agli occhi degli europei e degli italiani.
In questo museo sono raccolte tante lastre di pietra scolpite dai legionari stessi subito dopo la battaglia. E quindi non c'è quel velo di propaganda così smaccato, così chiaro che si vede per esempio sulla colonna Traiana. Qui c'è la mano direttamente del legionario che rappresenta se stesso nell'atto di combattere. E quindi queste lastre scolpite hanno un enorme valore archeologico. Allora immaginate, i due eserciti si trovano di nuovo schierati uno di fronte all'altro. È una battaglia che tutti sanno essere definitiva. Ad un ordine di Traiano, il suonatore di tromba suona il segnale d'attacco. Altri trombettieri e segnalatori ripetono il segnale a tutti i reparti dell'esercito. Le aquile di ogni legione e le insegne delle unità minori vengono inclinate in avanti verso il nemico. È il segnale d'attacco. Dalle truppe si alza un immenso urlo liberatorio. L'impatto tra i due eserciti è violentissimo. È una mischia colossale, uno spaventoso combattimento corpo a corpo all'ultimo sangue. Ogni legionario tiene quello che gli è davanti per la bandoliera e in questo modo la prima fila rimane compatta, in linea, e non si disunisce nella confusione della battaglia, evitando che si aprano pericolosi spiragli. Inoltre a un segnale avviene una rotazione. È la mutatio, cioè i soldati della prima fila cedono il loro posto a quelli della seconda fila. E così il fronte dei legionari è sempre costituito da soldati freschi, attivi e ben armati, mentre il nemico invece si stanca e si logora sempre di più. Qui si vede proprio un legionario che si sta scontrando con il nemico, armato di quelle terribili lame lunghe, quelle falx, e lui è pronto a ricevere l'impatto di questo scontro e ha già sguainato il suo gladio. I morti sono ovunque e dalle lastre di pietra intuiamo che alcuni legionari sono riusciti a sfondare le linee nemiche e sono letteralmente accerchiati dalle terribili lame dei daci. In lontananza, tra gli alberi, Traiano osserva la battaglia e assieme alla sua guardia personale, la guardia del corpo, e si vede anche l'Elsa del suo gladio con la testa di un'aquila. Ormai lo scontro è al calore bianco e si vedono ancora i trucchi del combattimento. Un legionario, lanciato sul suo avversario, ha improvvisamente innalzato lo scudo per distrarlo e lo colpisce da sotto con un colpo di gladio, preciso, all'addome. In altre situazioni la morte viene dall'alto, quasi pugnalando l'avversario sopra la clavicola, andando dritto al cuore. Alla fine il fronte dei Daci comincia a cedere, a indietreggiare, ma vengono incalzati dai legionari romani. Possiamo immaginare la violenza dello scontro con le terribili lame nemiche che cercano di aprirsi un varco nel muro di scudi dei soldati romani. Ma a volte, nella concitazione della battaglia, l'impatto è puramente fisico, nel tentativo di sfondare la linea avversaria. Anche la colonna Traiana descrive questa battaglia e ci mostra un dettaglio davvero curioso. Sembra quasi di vedere quelle immagini dei fotoreporter di guerra in Vietnam, per esempio. Guardate, si vede un medico sul campo di battaglia che sta curando un legionario ferito, probabilmente portato da poco direttamente dal fronte, dalla prima linea. Già, ma come operava a quell'epoca un medico sui campi di battaglia? Con quali strategie e quali tecniche? L'esercito romano è stato il primo ad avere un servizio professionale di medici militari che curavano i feriti in battaglia. Affiancavano i soldati impegnati in combattimento, proprio come il personale paramedico degli eserciti attuali, che ha aggregato le truppe regolari. Entravano in azione mentre i combattimenti erano ancora in corso, prendevano i feriti, bloccavano le emorragie con i lacci e poi li evacuavano. L'esercito poteva garantire un livello di assistenza medica di gran lunga superiore a quello che poteva permettersi a quel tempo la maggior parte della popolazione romana.
Al contrario dei greci, che andavano per le spicce, i romani cercavano sempre, per quanto possibile, di evitare l'amputazione di un arto. Ogni medicus castrensis, il medico militare, moltiplicava gli sforzi nella cura delle ferite, per quanto gravi, ben sapendo quali difficoltà avrebbe incontrato nella vita un uomo meno malato. Ma nei casi più gravi non esitava a operare. A quel tempo la malattia in generale, ma anche una ferita ricevuta in battaglia, erano viste come una punizione divina. Ogni cura medica era quindi accompagnata sempre da rituali magici e invocazioni agli dèi. Guardate, questo medico si affida alla benevolenza di Mercurio, ma anche a quella del dio Thoth, un omaggio alla presunta sapienza medica degli egizi. I romani conoscevano bene le tecniche chirurgiche per le amputazioni. Utilizzavano abitualmente degli analgesici, a questo scopo ricorrevano a preparati a base di oppio. E prima di tagliare un arto, bloccavano le vene e le arterie interessate, una tecnica che i nostri medici hanno adottato solo molto più tardi, con le guerre napoleoniche, 17 secoli dopo. Nella tecnica delle amputazioni, i chirurghi dell'esercito romano sono stati i migliori, almeno fino alla Prima Guerra Mondiale. La battaglia è durata un'intera giornata, ore e ore di combattimenti, e alla fine sono stati i romani ad avere la meglio, a vincere, ma a un prezzo altissimo. In effetti tutta la pianura è costellata di cadaveri, di corpi, a volte avvinghiati, a volte a pezzi. E poi c'è quell'odore di morte intenso, descritto su così tanti campi di battaglia. Molti aiutano i feriti, altri invece assistono i moribondi, tenendo la mano ai loro commilitoni, con i quali hanno condiviso tanti anni assieme. È come assistere alla morte di un fratello. Altri ancora spogliano i corpi dei nemici in cerca di bottini o trofei. Presto bisognerà fare cumuli di cadaveri da bruciare con le pire. I caduti tra le file dei romani sono quasi 4.000, un'enormità per una singola battaglia. E proprio per ricordare questa grande vittoria e tutti questi morti, Traiano decide di costruire un enorme monumento celebrativo, qualcosa di immenso. E questo monumento esiste ancora oggi, è il Tropeum Traiani. È stato molto restaurato da Ceausescu, che gli ha dato questo aspetto nuovo. Ma la forma e le dimensioni sono quelle originali, anche se rimangono alcune discrepanze su certe ipotesi ricostruttive. Opera anche questa di Apollodoro di Damasco, ha un diametro di quasi 40 metri ed è alto 30. È un possente cilindro con un tetto conico ricoperto da oltre 1000 tegole di pietra. Una torre fatta da due costruzioni esagonali innalza ancora più alto il simbolo di questo monumento, un trofeo. È alto 5 metri ed è identico a quello che i soldati romani lasciavano solitamente su di un campo dopo una vittoria. La prassi era quello di realizzarlo con le armi catturate al nemico sconfitto. Si vedono anche gli sconfitti sottomessi, due donne sdraiate e un uomo in piedi, le mani legate. Una scritta indica che il monumento è stato dedicato dall'imperatore Traiano a Marte, il dio della guerra. Le sculture, le 54 metope, si trovano proprio qui, ai lati del grande cilindro. Ed è davvero emozionante ritrovarsi in questo luogo dove è avvenuta questa battaglia così cruenta, ma anche così importante, che ha avuto poi delle conseguenze nella storia fino ai nostri giorni. Una pagina della quale, avete visto, si parla molto poco. E questa battaglia è descritta in molti dettagli proprio da queste metope, ma bisogna dirlo, queste che vedete sono delle copie. Gli originali, quelli che abbiamo descritto, si trovano dentro il museo. È stato infatti necessario proteggerle.
Ad Adamclisi però Traiano ordina di costruire anche un'altra cosa, una città per commemorare, ricordare questa importante vittoria. Lo farà anche in altre occasioni. E i suoi resti si trovano ad appena 1,5 chilometri da qui, in quella direzione. E il suo nome, manco a dirlo, è Tropeum Traiani, cioè il trofeo di Traiano. Oggi sono rimaste solo le sue rovine, che coprono molti e molti ettari, e malgrado si vedano solo muretti e pezzi di colonne, si può davvero indovinare con poca immaginazione la sua struttura. Per esempio, questa fila di basamenti costituiva una volta un porticato, c'erano tante colonne e qui c'era un porticato coperto con tante botteghe che si aprivano, e qui avreste visto certamente delle donne fare gli acquisti, degli schiavi passare, dei bambini che si rincorrevano, e questa era la strada principale su cui magari c'era un traffico di carri venuti dalle campagne. E quello che impressiona è questa struttura sotterranea, sono gli scoli, se volete la raccolta delle acque chiare e delle acque scure. Da qui si capisce molto bene perché la civiltà romana è stata chiamata anche la civiltà delle acque. Qui confluivano le acque di scarico delle terme, delle fontane, eventualmente di qualche casa, e come se ne andavano via con la gravità. In effetti, da qui si capisce molto bene che l'intera città è stata costruita su un dosso, su una collina, in modo tale che non solo le acque, diciamo, scure se ne andavano con la gravità, ma anche quando pioveva, l'acqua piovana letteralmente puliva tutte le strade automaticamente. Insomma, quando ci si trova qui, si percepisce di stare a contatto con qualcosa di importante della storia. A dominare la città, allora come oggi, c'era il trofeo di Traiano, quasi un faro lassù, su quella collina. In effetti questa città è stata fondata dai veterani, cioè dai legionari sopravvissuti alla guerra in Dacia. E la guerra, a questo punto del nostro racconto, è davvero finita. Traiano è il vincitore e Decebalo è lo sconfitto e deve accettare la pace a condizioni durissime. Traiano distribuisce encomi e ricompensa ai suoi soldati, uno addirittura gli bacia la mano. Altri si abbracciano, altri ancora applaudono. Insomma, è davvero finita. Così si conclude la prima guerra in Dacia, dopo anni di scontri e battaglie. È l'inverno del 102 d.C. Il ritorno a Roma di Traiano avvenne con le folle in delirio. Gli venne dato il titolo di Dacicus, cioè vincitore della Dacia. Furono coniate persino delle monete che rappresentavano appunto la Dacia sconfitta, e venne anche organizzato uno straordinario trionfo, cioè una parata militare tra le folle acclamanti. Ma com'era esattamente Roma a quell'epoca? Beh, certamente era qualcosa di impressionante, era la più grande città del pianeta, la più grande mai costruita dall'uomo fino ad allora, con templi, edifici immensi, terme, eccetera. Era certamente il momento migliore per visitare Roma. Per celebrare la vittoria contro i Daci, Traiano non badò a spese. Conoscendo la passione dei romani per i giochi circensi, organizzò grandiosi combattimenti tra gladiatori e spettacolari esibizioni di bestiari, gli uomini specializzati nel combattimento con belve feroci. Una strage di uomini e di animali per il diletto dell'imperatore e di migliaia di cittadini entusiasti. Erano celebrazioni e festeggiamenti degni della più grande metropoli dell'antichità. Roma, infatti, nei primi anni del secondo secolo d.C. contava oltre 1 milione di abitanti. C'erano 1.400 fontane, 11 impianti termali, 40 archi di trionfo, più di 100 templi, 4.000 grandi statue, 28 biblioteche, oltre naturalmente a circhi e anfiteatri come il Colosseo. Insomma, era una città affollata e rumorosa, con strade strette, animate da botteghe artigiane. Era il cuore dell'impero e quindi un importante centro di potere, ma era anche una città ricca di cultura, con filosofi, medici, studiosi, letterati.
e soprattutto era una città cosmopolita. Qui si incrociavano persone di culture diversissime. A questo punto andiamo in giro per le strade di Roma. La cosa che colpisce di più è che i problemi della Roma antica erano incredibilmente simili a quelli delle città moderne. Come oggi c'è il problema del traffico caotico che rende difficili gli spostamenti a Roma facendo perdere moltissimo tempo. Le bancarelle ostruiscono i marciapiedi. C'è poi il problema del rumore per le strade e i vicoli, soprattutto di notte quando i carri fanno le consegne. I prezzi degli alloggi a Roma sono 4 volte più cari che fuori città e questo comporta una grave crisi degli alloggi con i prezzi alle stelle. Gli abusi edilizi sono ovunque, così come la speculazione edilizia. Per accontentare la forte richiesta di alloggi, i palazzinari dell'epoca costruiscono casermoni superando le altezze consentite dal piano regolatore. Lo fanno con materiali scadenti, in fretta e furia. Le conseguenze sono crepe e crolli molto frequenti. Anche nella Roma imperiale c'è il problema delle auto blu. Per ordine di Cesare, infatti, è vietato circolare con i carri di giorno. La città, insomma, è un'immensa isola pedonale, ma non per tutti. Un altro problema è l'immigrazione selvaggia. Giovenale denuncia che la città è addirittura già nelle loro mani e che Roma è invasa da medio orientali che portano con sé lingua e costumi, flautisti, corde oblique, esotici tamburi e ragazze costrette a prostituirsi dalle parti del Circo Massimo. Sul lato giustizia la situazione non è migliore e ricorda quella dei nostri giorni. È completamente intasata a causa di un pauroso accumulo dei processi. C'è poi il problema dei rifiuti. La sporcizia nella città è ovunque, con pericolosi focolai di infezioni. L'insicurezza notturna, infine, è un altro grave problema. Di notte le strade sono molto pericolose a causa dei criminali e Giovenale ammette che sarebbe meglio fare testamento prima di andare fuori a cena. Nel frastuono e nel caos della città, più nessuno pensa alla Dacia. Ormai è stata conquistata, ci sono guarnigioni di soldati romani un po' ovunque e una di queste guarnigioni si trova proprio qui, dove stiamo noi ora. È un sito a poca distanza dalla capitale dei Daci, Sarmi Zegetusa. È un sito destinato a controllare la capitale dei Daci, a tenerli sott'occhio. Oggi, vedete, rimangono solo delle colonne, dei muretti. A prima vista poca roba, sembra solo la planimetria di un'antica città. Ma andate oltre, perché questa planimetria vi sta dicendo qualcosa di molto interessante. E cioè che i romani replicavano lo stesso modello di città un po' ovunque nell'impero. Perché? Ma certamente perché i romani che vivevano qui, a loro piaceva vivere come a Roma. Ma c'era anche un altro motivo: diffondere lo stile di vita romano in tutti i territori conquistati. Se volete, si trattava di una conquista culturale delle popolazioni. E in questo le città funzionavano meglio delle legioni. Perché le popolazioni assoggettate scoprivano cibi nuovi nelle botteghe, l'alfabeto, le terme, ma anche la moda sfoggiata nel foro, nelle vie o nelle cene. E poi anche gli spettacoli di gladiatori nell'anfiteatro. Insomma, la filosofia di vita di Roma. E ne rimanevano immancabilmente colpiti, coinvolti, ma soprattutto attratti. Queste città, insomma, erano i centri pulsanti della globalizzazione di Roma. Ma all'epoca dei fatti che vi stiamo raccontando con la colonna Traiana, tutto questo ancora non è accaduto. Questa città è ancora a livello di piccolo forte militare e l'atmosfera che si respira qui all'interno di queste mura è molto diversa da quella euforica che si respira a Roma. I soldati della guarnigione infatti tengono le armi a portata di mano, sono pronti a combattere. In effetti, tutto attorno, fuori dalle mura, sui monti, i Daci stanno preparando qualcosa e i romani lo sanno. In effetti, tra le montagne della Transilvania si stanno verificando degli eventi agghiaccianti. Alcuni soldati romani, fatti prigionieri, vengono torturati col fuoco dalle donne del luogo. Sono dei prigionieri mai restituiti e in effetti in Dacia cova la rivolta. Le condizioni di pace imposte dai romani sono troppo dure per i Daci. È un'altra guerra assai probabile. Anche Traiano lo sa, anzi, ha rinforzato le frontiere, ha fatto confluire anche 2 nuove legioni pronte ad attaccare.
è, come si dice, una pace armata, o per dirla alla romana, si vis pacem para bellum, cioè se vuoi la pace, prepara la guerra. E perché questa eventualità sia chiara a tutti i daci, i romani hanno costruito un immenso ponte a cavallo del Danubio, quasi a voler dire: guardate che noi in un attimo vi reinvadiamo. Questo ponte è una meraviglia dell'ingegneria, realizzata dallo stesso autore della colonna traiana, e cioè Apollo d'Oro di Damasco. Un vero Brunelleschi, un vero Michelangelo dell'antichità. È un capolavoro che all'epoca affascina tutti. Basta sentire Dione Cassio. Secondo lo storico Dione Cassio, il ponte di Drobeta sul Danubio si appoggiava su 20 enormi piloni di pietra. Questi piloni sono posati a 60 metri di distanza l'uno dall'altro e sono collegati da archi. È impossibile non restare ammirati di fronte a tanta abilità tecnica, perché le acque sottostanti sono assai turbolente e il letto del fiume è melmoso. Oltre ad essere il primo sul Danubio, per più di 1000 anni fu il più lungo ponte ad arcate costruito da mano umana. E appena in poco più di 2 anni. La lunghezza totale era di 1135 metri e i piloni erano alti circa 45. La tecnica utilizzata resta ancora un mistero. L'ipotesi più accreditata è che i romani fossero riusciti a deviare il corso del fiume attraverso un canale. Oggi si possono ancora vedere i resti dei piloni posti sulle due sponde. Le fondamenta di quelli sommersi sono state invece distrutte nel XVIII secolo dai lavori destinati a rendere sicura la navigazione sul fiume. Ma quest'opera così mastodontica fu utilizzata solo per una manciata di anni. Già l'imperatore Adriano, successore di Traiano, temendo le invasioni dei barbari, diede l'ordine di smontare le arcate e la sovrastruttura in legno. Secondo Dione Cassio, Adriano riservò un trattamento simile anche all'ideatore del ponte, Apollo d'Oro di Damasco. Per anni favorito di Traiano e architetto di corte, Apollo d'Oro progettò e realizzò a Roma opere grandiose come il porto di Ostia e il foro di Traiano, ma con il nuovo imperatore entrò in collisione e Adriano prima lo mandò in esilio e successivamente lo fece uccidere. Sarà proprio questo ponte a far precipitare gli eventi. In effetti per i daci è una provocazione intollerabile, una vera minaccia, e quindi il re Decebalo scatena un attacco di sorpresa e sceglie anche il momento giusto, cioè in pieno inverno tra l'anno 104 e 105 d.C. Con la neve, il cattivo tempo, difficilmente le legioni potranno intervenire. È una vera e propria Pearl Harbor dell'antichità. Così vengono assalite tutte le guarnigioni romane stanziate in Dacia. Quella che doveva sorvegliare il re nemico e la capitale, Sarmizegetusa, viene letteralmente annientata. Decebalo è molto abile e riesce persino a catturare con una trappola il comandante delle truppe romane, Longino, e lo tiene in ostaggio. E poi si concentra sul ponte, attaccandolo in massa. L'assalto è violentissimo, i romani sono colti di sorpresa e persino i falegnami combattono, ma resistono. E l'assalto fallisce. A questo punto Traiano decide di farla finita una volta per tutte con i daci e con Decebalo. Andiamo velocemente, saltiamo molti di questi capitoli. Le legioni invadono nuovamente la Dacia e marciano dritte sulla capitale, questa volta per distruggerla. Le legioni di Traiano arrivano di fronte alla capitale dei daci, Sarmizegetusa, e comincia l'assedio. Un assedio come solo i romani sapevano fare. Per prima cosa i romani ripulivano il terreno intorno all'area, quindi scavavano una serie di trincee con cui circondavano completamente la città per impedire a eventuali aiuti di entrare o agli assediati di uscire. Poi tagliavano le fonti di approvvigionamento idrico e così bloccavano qualsiasi rifornimento di acqua e di cibo. A questo punto potevano decidere se prendere la città per fame e per sete oppure se dare l'assalto. In questo caso costruivano una rampa. Queste rampe partivano dall'accampamento romano e gradualmente si avvicinavano alle mura. Erano fatte di tronchi d'albero e di terra e permettevano di raggiungere la sommità delle mura di cinta. Da qui i romani potevano scatenare un attacco massiccio contro la città. Durante la costruzione delle rampe, i romani piazzavano delle catapulte tutto intorno per impedire ai nemici di salire in cima alle mura e difenderle.
Entrano a questo punto in campo le macchine d'assedio, le armi d'assedio su entrambi i fronti, sia quello dei Daci che dei Romani. I Daci hanno messo di fronte alle mura della propria capitale delle curiose macchine. Sembrano, vedete, dei carri a tre ruote. Sembra che ne esistano ancora di identici nelle valli ladine, chiamati graton. Praticamente sono dei carri per arare i campi in discesa. Quindi i Daci avrebbero messo a difesa della capitale davvero qualunque cosa avessero avuto a portata di mano, modificandola eventualmente, perché guardate, vedete, questi carri hanno delle falci taglienti fissate sulle ruote per straziare i legionari, un'idea che ebbe tra l'altro anche Leonardo da Vinci nei suoi disegni. Inoltre ci sono dei barili e uno sembra già rotolare giù verso le truppe romane. Erano vuoti? Erano pieni di sabbia, di sassi, chissà, oppure di qualche liquido infiammabile. In effetti in Romania c'è del petrolio, quindi forse erano colmi di bitume, un bitume infiammabile. Avremmo quindi assistito a delle scene raccapriccianti con i legionari travolti da questi barili infuocati? È un'ipotesi. Ma i romani rispondono con altre armi d'assedio, davvero micidiali. Erano l'artiglieria dell'antichità, macchine in grado di lanciare micidiali proiettili. Le fortezze nemiche erano bersagliate da 50-60 balliste contemporaneamente, che sparavano tutto il giorno. Esempi di proiettili usati dalle balliste romane si trovano in tutta l'area mediterranea. Qui nella baia del Pireo e in Grecia sono conservati proiettili di pietra che riportano ancora inciso il loro peso. Era un dato fondamentale per regolare la gittata del lancio. La più grande tra queste macchine belliche si chiamava Onagro, come l'asino selvatico, perché lanciava sassi come un asino quando tira i calci. Poteva scagliare proiettili a 350 metri di distanza, cioè il doppio della gittata dell'artiglieria napoleonica. Le balliste più grandi erano alte fino a 8 metri e lanciavano proiettili da 25 kg fino a 200 metri di distanza. Ma è possibile che ne esistessero alcune in grado di lanciare proiettili di ben 78 kg. Queste macchine da guerra romane erano così evolute da far sembrare primitive al confronto le catapulte medievali in uso 13 secoli dopo. I romani possedevano un'altra arma davvero micidiale, meno potente delle catapulte, ma con effetti devastanti. Si chiamava scorpio, cioè letteralmente scorpione, perché aveva un dardo letale e qui sulla colonna Traiana è rappresentato più volte quest'arma. In certi casi persino sopra i carri, che diventavano dei piccoli carri armati. Era sempre operata, manovrata da due legionari, da due addetti, uno che puntava e l'altro che ricaricava velocemente l'arma. Queste armi avevano una violenza impressionante, ma come funzionava lo scorpio? Ispirato alle invenzioni dei greci, lo scorpione è un'arma di piccole dimensioni, capace di scagliare pesanti dardi a oltre 500 metri di distanza. È micidiale, proprio come il pungiglione di uno scorpione, e funziona grazie alla torsione di due fasci di corde. Ecco il dardo di uno scorpione che colpisce il cranio di un bovino. La potenza di quest'arma lascia sbigottiti. Le funi delle macchine, dette a corda tesa, raggiungono un livello di tensione tale da sprigionare un'energia pari a quella delle moderne molle d'acciaio. Alcuni modelli, come questa chiroballista, si caricano a mano e sono così maneggevoli da essere paragonabili ad un nostro bazooka. Le funi elastiche sono preferibilmente di budello animale, ma pare che si usassero anche crini di cavallo o capelli di donna. Una volta scoccato, il dardo sfiora i 200 km orari, cioè in un secondo copre più di 50 metri. L'effetto è devastante e destinato a non lasciare scampo. La punta penetra nel bersaglio, l'asta la segue a grande velocità, lacerando muscoli e tessuti e spezzando le ossa.
L'efficacia letale di queste armi risulta chiara dal ritrovamento nel Dorset, in Inghilterra, di numerosi scheletri di britanni, probabilmente caduti combattendo contro le legioni di Vespasiano. È agghiacciante vedere ancora un dardo romano conficcato nella colonna vertebrale di un guerriero. Il cranio di un altro mostra invece i segni del micidiale impatto. Il dardo doveva viaggiare ad altissima velocità perché ha perforato l'osso anziché frantumarlo. Ma cosa sarebbe accaduto se una di queste armi da guerra fosse finita nelle mani dei nemici e usato proprio contro gli stessi romani? Una telecamera ad alta velocità riprende un dardo che viaggia a quasi 200 km orari. Ecco come reagiscono all'impatto le sofisticate corazze dei legionari. Queste macchine possono scagliare un colpo ogni 12 secondi. Ogni legione ne ha non meno di 55. Insomma, è una vera pioggia di dardi quella che si abbatte sul nemico. I romani a questo punto lanciano un assalto in massa alla città, portano delle scale, mentre dall'alto i difensori scagliano delle grandi pietre, dei massi. La battaglia ora è diventata veramente violentissima. Finalmente le truppe riescono a raggiungere la sommità delle mura e spazzano via i difensori, dilagano nella città e cominciano a distruggere tutto. È a questo punto che sulla colonna traiana appare la famosa testudo, la formazione a testuggine, spesso usata per dare l'assalto alle mura. Ogni legionario dispone lo scudo in modo da formare una specie di carro armato vivente. Ecco come doveva apparire da dentro. È una manovra tutt'altro che facile, che richiede lo stesso affiatamento di una squadra che fa mischia nel rugby. Sono manovre perfette e questo è un asso nella manica delle legioni. Per chi è sconfitto non c'è scelta. Conoscendo il destino che li attende, i difensori della città iniziano a incendiare gli edifici. In questo la colonna traiana è precisa in ogni dettaglio. Guardate, uno dei capi distribuisce una ciotola colma di veleno. È un vero e proprio suicidio di massa. E si vede anche un aristocratico che piange il figlio ormai morente. Ma non tutti si uccidono, anzi molti tentano una fuga disperata. I soldati romani, intanto, si abbandonano al saccheggio della città. Siamo tornati proprio sui luoghi dove tutto questo è avvenuto. Sarmi Zegetuza oggi è ancora un posto difficile da raggiungere, nascosta com'è tra i Carpazi, completamente circondata da sterminate foreste, quelle della Transilvania. Questa era per i Daci una fortezza naturale quasi imprendibile, a 1000 metri di quota. Per i romani, invece, questa era davvero la tana del lupo. Soltanto venendo fin qui, in questo luogo davvero sperduto e quasi irraggiungibile, si percepisce chiaramente la determinazione e la tenacia dei legionari e di Traiano di farla finita una volta per tutte con Decebalo. E questo è quello che rimane oggi della capitale del regno dei Daci, il cuore di questo potente regno. Sono strutture a volte enigmatiche, circolari, certamente i basamenti di edifici e templi. Alcuni sono stati interpretati forse come dischi solari, cioè veri calendari solari. Questa che vedete infatti era la parte sacra della città e alcuni edifici probabilmente sono stati aggiunti poi dai romani dopo la conquista, si intuiscono le file di colonne, condotte per l'acqua e poi anche una strada. Una strada forse sacra, tutta lastricata. Ma il resto della città dove viveva la gente comune, disposta su più di 10 terrazzamenti lungo questa montagna, con case, granai, botteghe artigianali, eccetera, ebbene tutto questo è stato inghiottito dalla foresta, compresa la cittadella reale, dove Decebalo viveva con la famiglia e la corte.
Tra gli alberi si vedono ancora i resti delle possenti mura della città, che devono essere molto più alte e che erano praticamente indistruttibili per la tecnica con la quale erano state realizzate. I romani chiamavano questo tipo di mura Murus Dacicus ed erano un intreccio di blocchi di pietra e di travi di legno. Ed è proprio qui che sono morti tantissimi soldati romani, ma anche tantissimi soldati daci. Noi ci troviamo davvero nella scenografia della storia raccontata dalla colonna traiana. Ed è proprio superando queste mura che i romani si sono lasciati andare ai saccheggi. Ma il bottino che si procurano i legionari non è neanche lontanamente paragonabile al favoloso tesoro del quale Traiano riesce a impadronirsi. È il tesoro di Decebalo, il tesoro dei Daci. Si parla di qualcosa di equivalente a 70 milioni di denari, all'incirca 600 milioni di euro attuali. Una somma immensa a quell'epoca. Fu l'ultimo grande bottino nella storia di Roma e riesce a impadronirsene grazie ad una soffiata, quella di un barbaro di nome Bicilis. È una storia incredibile quella di Bicilis. Era un amico di Decebalo, uno della sua corte, e rivelò ai romani il luogo dove il re dei Daci aveva nascosto il tesoro del suo popolo, scrive lo storico Dione Cassio. Decebalo aveva deviato il corso del fiume, aveva scavato una buca nel letto del corso d'acqua e vi aveva nascosto una grande quantità di oro e di argento. Poi ricoprì tutto con delle pietre e riportò il fiume entro il suo corso, ma Bicilis svelò tutto a Traiano, che scoprì il tesoro. Questa enorme ricchezza consentì poi la costruzione della colonna traiana, grazie alla quale oggi vi possiamo raccontare questa storia con queste immagini. E Decebalo che fine ha fatto? Beh, approfittando della confusione nell'assalto alla città, è riuscito a fuggire assieme a un manipolo di fedelissimi. Ma per loro la fine sarà atroce. Alcuni scelgono di morire e si uccidono sul posto. In effetti i cavalieri romani sono alle loro calcagna con l'ordine di catturare Decebalo, che viene circondato in una radura. Un ufficiale romano gli è ormai quasi addosso e cerca di bloccarlo, protende un braccio, ma il re dei Daci non ha affatto intenzione di farsi prendere vivo e si taglia la gola. Per una di quelle incredibili coincidenze che capitano in archeologia, nel 1970 è stata fatta una scoperta davvero incredibile proprio su questa cattura. Nella Grecia settentrionale, a Filippi, è stata infatti trovata la stele tombale di quell'ufficiale romano che con la mano protesa cercava di catturare Decebalo, di fermarlo nel suo gesto estremo. E quindi conosciamo anche il nome di questo ufficiale romano. Ecco, vedete, si chiamava Tiberio Claudio Massimo e lo si vede rappresentato nella sua stele tombale a cavallo mentre si sta avvicinando a Decebalo, che è per terra e forse si è appena suicidato, si è appena tagliato la gola, vedete, sta lasciando cadere la lama, quel coltello ricurvo. E si vedono anche le decorazioni che questo ufficiale ha ricevuto durante la guerra, proprio da Traiano stesso, due collari e due armille, cioè questi bracciali a forma di serpente. E poi il testo descrive tutta la sua carriera militare e anche la cattura. Si legge che Tiberio Claudio Massimo, ufficiale di cavalleria ed esploratore, è stato decorato due volte nelle guerre di Dacia, ma anche è stato promosso per aver catturato Decebalo e per aver portato la sua testa a Traiano. Questo epitafio rende completa la nostra storia. È uno dei pochissimi soldati sulla colonna traiana di cui conosciamo il nome. Decebalo quindi è morto. Eppure Traiano lo incontrerà anche da morto. Come? Beh, in un modo agghiacciante, lo abbiamo intuito. Il cavaliere romano taglia la testa al cadavere, risale a cavallo per recapitare questo macabro trofeo a Traiano, che si trova in un villaggio lontano, Ranistorum. È davvero il momento culminante di tutta la guerra in Dacia e vediamo questa scena sulla colonna traiana come in un film. Bisogna dire che la colonna ha i colpi di scena e anche i ritmi di una sceneggiatura perfetta. Purtroppo, vedete, questa rappresentazione è molto rovinata dal tempo, ma possiamo intuire perfettamente l'atmosfera di allora. Traiano è seduto tra i suoi ufficiali e i suoi soldati.
la testa di Decebalo gli viene portata su uno scudo di legionario assieme alla mano destra, quasi a voler dire che ormai non c'è più né la testa né il braccio che guidavano i daci. È davvero finita. Ormai tutta la Dacia è in mano romana. È un territorio immenso, con tante materie prime e le risorse principali dell'epoca, anzi, ha davvero i pozzi petroliferi di allora, cioè le miniere d'oro e d'argento. E forse questa è stata una delle molle che ha spinto alla conquista. Queste miniere esistono ancora oggi e si possono vedere addirittura le gallerie scavate dai romani. Uno dei principali motivi che indusse l'imperatore Traiano alla conquista della Dacia fu la prospettiva delle ingenti risorse che sarebbero derivate dallo sfruttamento delle ricche miniere d'oro e d'argento, che costituivano senza dubbio la ricchezza principale della nuova provincia. Subito dopo la conquista della Dacia, nei monti Apuseni fu organizzato un grande distretto minerario di proprietà dello Stato che, per consentire un più rapido ed efficace sfruttamento delle miniere daciche, dislocò qui maestranze specializzate come gli illiri, veri e propri specialisti dei lavori nelle miniere. I minatori lavoravano in condizioni per certi aspetti disumane, in uno spazio non più largo di un metro, al lume di lucerna, per illuminare l'oscurità del ventre delle montagne, con turni di lavoro di circa 10 ore, riuscivano a scavare non più di 10-12 centimetri al giorno, facendo affidamento sulla sola forza fisica. Questi antichi giacimenti minerari sono ancora oggi ben visibili nel cuore della Transilvania, a Rosia Montana, l'antica Alburnus Major, in cui si trova un complesso di gallerie unico al mondo per conservazione ed estensione, decine e decine di chilometri di gallerie per lunghi tratti ancora inesplorate. Certo è che le miniere della Dacia costituirono per i romani un vero e proprio Eldorado, permettendo di portare a Roma, secondo calcoli approssimativi, ben 165 tonnellate d'oro e 331 d'argento. Tanti furono i materiali preziosi che affluirono nell'urbe, da consentire non soltanto di risollevare economicamente l'impero, ma anche di finanziare i progetti ambiziosi e il fervore edilizio di Traiano. E così, se ancora oggi, a distanza di quasi 2000 anni, possiamo ammirare nella loro monumentalità la colonna traiana, il foro di Traiano, i mercati traianei e altre opere di grande rilievo che abbellirono Roma nell'età dell'imperatore Traiano, lo dobbiamo all'oro dei daci. Traiano torna a Roma. Ormai in tutto l'impero è considerato un grande conquistatore. Le folle sono in delirio e lui organizza un altro grande trionfo, ancora più imponente di quello di pochi anni prima. E ordina anche 117 giorni di festeggiamenti, con giochi, spettacoli. 117 giorni, ma diluiti in 3 anni. E il Colosseo diventa davvero il palcoscenico di tutti questi suoi grandi festeggiamenti. Il trionfo di Traiano resterà memorabile nei secoli a venire. 11.000 belve, una cifra record mai superata, trovarono la morte nell'arena. Ma la cosa più raccapricciante è che molti daci combatterono nel Colosseo e la maggior parte di essi fece la stessa fine delle belve feroci. Prigionieri di guerra e animali selvaggi, agli occhi dei romani erano considerati allo stesso modo, prede destinate al medesimo, cruento spettacolo. Si iniziava con le venationes, cacce di animali e combattimenti fra belve feroci. Si continuava con lotte fra prigionieri inermi e animali addestrati come pitbull ad azzannare l'uomo, per proseguire con esecuzioni di massa in cui i prigionieri daci venivano usati come stuntmen di macabri spettacoli. E si chiudeva infine con l'avvenimento più atteso, i combattimenti fra gladiatori. Questa era forse l'unica possibilità che aveva un prigioniero di guerra per restare vivo. Qualora fosse stato abbastanza in gamba da sconfiggere e uccidere tutti i suoi avversari, poteva guadagnarsi una grande fama e un'esistenza dignitosa, ma sarebbe stata comunque una rara eccezione. In una società come quella romana, spietata con gli sconfitti, i prigionieri di guerra più fortunati potevano considerarsi quelli destinati al mercato degli schiavi o quelli inviati ai lavori pesanti nelle cave o nelle miniere sparse nei 4 angoli dell'impero.
La guerra è finita, ma a questo punto comincia un fenomeno davvero sorprendente in Dacia. E per scoprirlo partiamo da un fatto molto curioso. Sentite quanto è simile il rumeno attuale all'italiano. In certi casi non c'è neanche bisogno di traduzione, sembra quasi un nostro dialetto. Cu columna lui Traian se descoperă originile poporului român, o stradă lungă de 2000 de ani. Istoria noastră este legată de istoria Romei. Ne face plăcere că televiziunea italiană ne arată această pagină a antichității. La revedere telespectatorilor programului Ulisse. Perché il rumeno attuale assomiglia così tanto all'italiano? Il motivo è quello che è successo dopo le battaglie dei legionari. In effetti, le guerre sono state talmente traumatiche e invasive che la popolazione autoctona, quella dei Daci, si è indebolita fortemente, se non addirittura è stata spazzata via. A questo poi bisogna aggiungere che i sopravvissuti sono in gran parte emigrati altrove. Di conseguenza il territorio era completamente spopolato. E Roma lo ha riempito facendo confluire grandi masse dall'impero. Si trattava di coloni, in parte volontari, in parte invece obbligati a venire fin qua. E questo flusso di immigrati venivano prevalentemente dall'Italia e dalle aree della Gallia e della Germania. Quindi stiamo fondamentalmente parlando di genti di origine celtica e italica che si sono stabilite nell'attuale Romania. Traiano ci è stato tramandato dagli stessi romani come il migliore degli imperatori, letteralmente come l'Optimus Princeps. Morì appena 11 anni dopo la conquista della Dacia, l'11 agosto del 117. Aveva 64 anni. Le sue ceneri furono tumulate alla base della colonna dove sono rimaste venerate per secoli. Sotto il suo comando, l'impero romano raggiunse la sua massima espansione. In effetti Traiano conquistò la Mesopotamia, vale a dire l'attuale Iraq, e con le sue legioni arrivò fino in Kuwait e alle frontiere dell'Iran. Quasi fosse un Alessandro Magno dell'impero romano. Ma le sue conquiste furono le ultime. Nel volgere di un secolo e mezzo, la maggior parte dei territori più lontani venne abbandonata. Oggi, di quel momento che segnò l'apogeo dell'impero romano, rimane solo il nome di una nazione, la Romania, chiamata così per quegli uomini che si spinsero fin in quella zona, quell'area del pianeta, per conquistarla. Questo ci racconta la Colonna Traiana, il più incredibile libro di pietra che ci abbia regalato l'antichità. Grazie per averci seguito. Buonanotte. Colossale, non mi ricordo più.